Oltre 4 ore all'interno dell'azienda, forze dell'ordine, tecnici delle ASL e dell'Agenzia Ambientale cercavano riscontri nel lungo sopralluogo effettuato stamane alla Coimpo, la ditta di Caemo di Adria, dove ieri sono morti 4 lavoratori intossicati. 3 le persone indagate, tra cui i titolari dell'azienda, omicidio colposo plurimo, il reato ipotizzato. Tra coloro che sono entrati nel piazzale dell'azienda, il titolare della ditta di autotrasporti per la quale lavorava una delle vittime. Hanno sbagliato una procedura. Fine. Di solito non veniva fatto in questo modo. Esatto. E perché l'hanno sbagliata, secondo lei? Non hanno valutato i rischi di quello che poteva succedere con quel tipo di procedura. Domattina verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Marco Berti, Paolo Vallesella, Nicolo Bellato e Giuseppe Baldan. Ma a ricostruire la dinamica di quei drammatici istanti c'è anche la testimonianza di Rossano Stocco, l'uomo che ha avuto la freddezza di infilarsi una maschera e di cercare di mettere in salvo un collega. Anche lui indagato come responsabile della vasca dove è avvenuta la tragedia. Ho fatto 5-6 belle respirazioni senza la maschera, poi l'ho rimessa e sono andato a prendere Massimo. Sempre con tanta fatica perché avevo ormai la bocca piena di saliva e le gambe insomma mi reggevano. Lei ci ha detto che non si sente un eroe. No, penso di avermi comportato come tutti. C'è stato un problema di negligenza, questi operai non avevano le mascherine per esempio. Guardi, io voglio essere prudente perché le mascherine in realtà in questo caso forse non sarebbero servite. Carlo Muscarella è il chimico della ASL che sta conducendo le indagini su un caso analogo a quello di Rovigo. A luglio scorso 2 operai morti mentre svuotavano un'autocisterna di percolato in provincia di Latina. Le mascherine non sono l'unico problema, manca la formazione del personale, la gestione del rischio, anche quando in azienda entra un esterno che non conosce le procedure. Bisogna cercare di evitare che lavoratori di un'azienda siano esposti a rischio, anche inconsapevolmente, a rischi derivanti dalle attività dell'altra azienda. Ed è il caso dell'autotrasportatore, potrebbe essere? È un'ipotesi da valutare. Il comparto chimico coi grandi gruppi industriali è agli ultimi posti in Italia per numero di incidenti, ma nelle aziende più piccole come quelle che si occupano di stoccaggio rifiuti la situazione è diversa. Nel 2013 gli infortuni sono stati 341 e quest'anno sono già morti 2 operai a Molfetta e 2 ad Aprilia, oltre ai 4 di Rovigo. La sicurezza non può essere meramente un costo o qualche cosa che mette in difficoltà l'imprenditore, ma deve essere un investimento. La sicurezza sul lavoro sembra essere la prima voce su cui gli imprenditori sono disposti a risparmiare. Gare al ribasso, tempi di consegna sempre più stretti, dispositivi di protezione e corsi di formazione che in tempi di crisi diventano un costo da tagliare.